Ciao. Quest'oggi ospitiamo a Cine News 24 Luca Miniero. Ciao Luca, come stai? No, ciao a tutti, bene, bene. Luca, con te voglio parlare un po' in generale di cinema, però soprattutto di quello che tu hai realizzato e di quello che realizzerai prossimamente, se vorrai darci qualche anticipazione. Iniziamo quindi a parlare di come è nata questa tua passione per il mondo cinematografico. Ma diciamo che io vengo più che altro dalla pubblicità e in effetti lavoravo come creativo in un'agenzia di pubblicità, poi ho cominciato a fare dei cortometraggi e da lì appunto col mio primo film Incantesimo Napoletano ho avuto alcuni riconoscimenti e quindi in qualche modo poi è diventato il mio primo lavoro, ma continuo a fare pubblicità insomma quando capita. I tuoi primi lavori sono stati co-diretti da un altro regista, anche lui all'apice del successo, ovvero Paolo Genovese. Sì, esatto, sì, abbiamo iniziato appunto a lavorare insieme, poi con i Masuri e con Benvenuti al Sud ci siamo diciamo così separati, continuiamo a sentirci, ma insomma abbiamo preferito seguire delle strade diverse. Comunque con notevole successo per entrambi. Sì, forse perché in effetti comunque in qualche modo è stata proprio una palestra quello di lavorare insieme e sicuramente anche poi per sfortuna è capitato in effetti questo successo, però insomma diciamo che è venuto anche dopo una lunga gavetta, quindi è stato anche più apprezzabile personalmente. Pensare di rivedervi insieme per un prossimo futuro? Ma ora il film di Paolo l'abbiamo in qualche modo scritto insieme, anche se era un lavoro precedente. Come regia penso al momento non credo che accadrà, però forse invece come scrittura potrebbe assolutamente accadere. Veniamo quindi al grande successo raggiunto con il film Benvenuti al Sud, che tra l'altro era un esperimento anche particolare perché si andava a riprendere un film di origine francese uscito anche recentemente, quindi non distantissimo di data, e riproporlo con caratteristiche italiane. E devo dire che poi in effetti sempre ogni film ha una sua originalità, anche se è tratto da un romanzo, anche se è tratto da un altro film, come nel caso di Benvenuti al Sud, io penso che i film non hanno un'anima, non hanno successo e quindi sono tanti gli esempi di remake che in Italia hanno fallito, Benvenuti al Sud ha avuto in effetti una sua originalità anche se è derivato da un altro film, un'originalità forse nel raccontare un Sud in effetti come tutti noi lo vorremmo, come in parte anche è, cioè meno raccontato con la camorra eccetera, e in qualche modo quindi vicino anche alla mia personale esperienza. Quale può essere stato il segreto del successo di Benvenuti al Sud? Questo non lo so, però è sicuramente una rappresentazione, ripeto, inedita del Sud, che i giornali, che altri film rappresentano sempre e solo come la terra di Gomorra, in realtà il Sud è certo anche Malavita e Camorra, purtroppo è anche il Nord in questo momento, però insomma ha anche dei valori di accoglienza, di stile di vita, di dolce vita che erano stati dimenticati e che Benvenuti al Sud è un po' riproposto all'attenzione, in questo senso non c'entra niente con il film francese, proprio perché in effetti è un'operazione tutta italiana nel riproporre questo stile di vita del Sud che era stato dimenticato. Sono stati scelti come interpreti due grandi attori che però al cinema non avevano ancora raggiunto il successo che meritavano, ma erano più conosciuti nel mondo televisivo. Quindi questo film ha dato parecchie risposte, anche positive per loro. Ma è importante naturalmente la qualità degli attori di Benvenuti al Sud, naturalmente Bisio e Siani, ma anche in effetti gli altri che rappresentano poi il foro di Benvenuti al Sud. Bisio e Siani forse non avevano ottenuto, soprattutto Bisio, un film singolo, un grande successo, Siani aveva fatto dei film anche lui non particolarmente noto a livello nazionale, ma insomma entrambi erano popolari e entrambi lo sono diventati ancora di più dopo questo film, grazie soprattutto al loro talento e
si tratta soltanto appunto di tempi di maturazione, ma no? Sicuramente il Bigio lo conosciamo tutti, ma Siani anche attualmente secondo me rappresenta uno dei nomi nuovi della commedia, visto che siete pugliesi, per quanto con le dovute differenze è un nome importante come può essere quello di Zalone. A distanza di 2 anni si è realizzato un sequel, Benvenuti al Nord, quindi una storia tutta nuova rispetto a quello che era la storia precedente, e sappiamo benissimo che di solito quando si raggiunge il successo con una pellicola si tende a farne un seguito. Hai avuto paura di affrontare un sequel? Sì, guarda, io di la verità l'ho affrontato in un tempo poi troppo rapido. Gli americani ci insegnano che invece i sequel possono essere migliori dell'originale. Secondo me non è il caso di Benvenuti al Nord, c'è un film anche divertente ma senza la forza che poteva avere il primo. Per fortuna gli incassi invece sono stati simili, dunque non continueremo su questa strada, però insomma diciamo che Benvenuti al Sud chiamava un Benvenuti al Nord anche in qualche modo come par condicio. È importante al momento insomma cercare di non insistere sulla stessa strada, cambiare tutto, però siamo contenti appunto di averlo fatto. Veniamo a quello che è il cinema oggi in Italia. Si parla molto spesso male della commedia all'italiana perché toglie spazio a film, diciamo, tra virgolette, più impegnati. Però c'è commedia e commedia. Ad esempio quest'anno si è deciso di sopprimere definitivamente il classico cinepanettone e optare per un genere tutto nuovo. Tu come la vedi questa cosa in Italia al momento? È sicuramente una situazione complessa, nel senso che la commedia ha una sua legittimità come film d'autore, perché no? Non credo poi anche lì ci sia da, come dire, considerare soltanto dei generi cinematografici, può essere un buon film che sia d'autore o che sia una commedia. In realtà spesso a Natale abbiamo un soundtrack appunto di film con una loro popolarità, però insomma devo dire che in effetti a me De Sica e i film dei miei parenti li ho sempre apprezzati, per quanto naturalmente sempre senza un genere di cassetta. Credo che riuscire in qualche modo a trovare un'altra formula per il film di Natale non sarà facile, perché per quanto criticabili quei film avevano un qualcosa di molto italiano e secondo me non è facile restituire ad un progetto natalizio, soprattutto facendo a meno di attori come De Sica ed altro, insomma. Qualche anno fa si è provato a sperimentare anche la commedia all'italiana estiva, l'esperimento forse non è andato a buon fine perché non si è più ripetuto, mentre negli Stati Uniti funziona benissimo il film estivo. Questo è perché manca proprio nella cultura italiana andare al cinema in periodi estivi? Ma sì, certo, fa caldo, qui è diverso, non c'è la cultura, ci trovano sempre ad allungare la stagione, ma ci è riuscito forse anche volendo una volta Lanzina, che incassò 5 milioni con qualche anno fa con un film estivo. Però è chiaro che credo che in effetti già è difficile andare al cinema d'inverno, la gente va poco al cinema, a meno che non si tratti di un evento, insomma non mi sembra attualmente proprio molto facile riuscire, per quanto una buona idea, ad allungare la stagione cinematografica. Direi di concentrarci anche sull'inverno, cercando delle promozioni un po' più importanti, un po' più personalizzate rispetto al film, e anche dei titoli di film che siano un po' più forti, ecco. Già questo basterebbe che la gente andasse al cinema d'inverno, e pensare di farlo andare anche d'estate è ottimo, ma molto difficilmente da realizzabile. Ultimamente va molto di moda girare film in 3D, anche per film che non ne avrebbero bisogno, è il caso anche di qualche commedia italiana. Sì. Tra l'altro è anche problematico per lo spettatore perché paga un qualcosina in più il biglietto. Questa è una tendenza che potrebbe forse creare problemi maggiori a quello che è il cinema oggi, quindi presentare film con prezzo maggiorato che non avrebbero bisogno di tale tecnologia. Però no, diciamo che in effetti è stato uno sfizio quello appunto di Brizzi, credo che abbia fatto questa operazione, però poi alla fine le copie che erano in 3D erano le poche, la maggior parte dei cinema proiettavano il film normalmente, e dunque in effetti la mania di film a tutti i costi mi sembra che ci sia anche abbastanza diminuita,
soprattutto per le commedie, e dunque penso che tutto è rientrato nei ranghi, soltanto il grande cinema americano di effetti speciali adesso procede con il 3D e il cinema europeo invece non lo segue più a ruota, a parte appunto lo sfizio, l'esperimento di Brizzi, e dunque penso che il costo del biglietto alla fine è quello lì, certo la gente non ha i soldi per il cinema, non li ha nemmeno per altre iniziative, insomma un periodo di crisi per tutto e piano piano dovrà finire comunque questa crisi, insomma, e quindi probabilmente anche il divertimento diventerà di nuovo alla portata di tutti. L'Italia negli anni passati ha insegnato a fare cinema anche negli Stati Uniti e non solo, ricordiamo grandi maestri come Sergio Leone e altri che sono ancora in vita come Dario Argento per quanto riguarda l'horror thriller oppure Enzo G. Castellari e altri, abbiamo insegnato a fare cinema anche agli altri, però negli ultimissimi anni purtroppo il nostro cinema rimane nei nostri confini, la colpa è delle produzioni che richiedono un prodotto espressamente locale oppure è colpa di chi scrive? No, sicuramente per me la principale responsabilità è di un sistema paese, di un sistema in qualche modo proprio industriale che non riesce a imporre i nostri titoli all'estero, quindi c'è sicuramente una questione proprio politica, poi naturalmente questo fa sì che i nostri film non riescono facilmente nemmeno a comunicare in Italia, figuriamoci all'estero, sicuramente c'è un problema di scrittura, se vogliamo, di film, di creatività, però c'è anche un problema di sistema paese, per cui molti film, anche titoli importanti, vanno con fatica oltre Alpe, per fortuna benvenuti al sud, proprio perché era un'operazione internazionale riuscita ad avere un grande successo in diversi paesi, da cui la Spagna, e dimostra quindi che anche un film così italiano come Benvenuti al Sud può in qualche modo essere esportabile, quindi non è vero che i nostri film non sono esportabili, è vero che se non c'è una coproduzione internazionale è difficile che il film venga venduto all'estero, e quindi penso sia più un problema di sistema e di politica che in effetti di creatività. Luca, andando a rivedere i tuoi lavori, hai mai pensato di voler cambiare qualcosa se ne avessi avuto la possibilità? Sì, certo, anche di cambiare mestiere, francamente, nel senso che non sempre mi sono piaciuti, comunque soluzioni in qualche modo le ho fatte diverse, che carattere, poi col tempo, in effetti più passano gli anni, più scendo a patti con i miei lavori, oggi riguardando qualche cortometraggio in Cassetto Napoletano, o stesso Benvenuti al Nord, il più recente, trovo comunque delle situazioni che sono molto divertenti, un po' comiche, però è chiaro che la voglia è sempre quella di fare di più, di fare meglio, quindi sarebbe grave se non ci fosse un'autocritica, insomma non sono uno di quelli che si autoesaltano. Luca, come ti vedi tra qualche anno? Sempre regista legato a questo genere di film oppure potresti sperimentare nuovi generi? Ah, questo non lo so, in questo momento mi diverte fare comunque delle commedie, in qualche modo delle commedie che abbiano un minimo di di messaggio, però ora, ripeto, non lo so tra qualche anno, però non è che penso che la commedia sia un genere inferiore al cinema cosiddetto d'autore, quindi farò quello che mi viene più facile. Ti è stato chiesto per caso dalla produzione di pensare un terzo capitolo legato a questo duo fantastico che è stato Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord? Ma sì, però non ufficialmente, dunque non c'è in questo momento, non ci sono i presupposti per farlo, sia dal punto di vista diciamo della partecipazione degli autori, degli attori, sia da parte mia, ma in futuro non si può mai dire se c'è un'idea buona, perché no. Ci sono attori che vorresti dirigere? Probabilmente molti scelgono attori stranieri, più che altro. Ma no, a me amo quelli italiani. Chiaro, non tutti quanti possono pensare che Sean Penn non è un attore, però è anche un Salone, per esempio, ma soprattutto anche quelli con i quali ho lavorato, Bisio, Fiani, Paola Cortellesi, con la quale dovrei lavorare nel prossimo film, eccetera, sono molto bravi, anche noi abbiamo aperto. Tutti hanno un sogno nel cassetto, il tuo ce lo puoi raccontare? No, di continuare professionale, naturalmente, quello di continuare a gestire le persone con i miei film, tutto qua. Veniamo a quello che è il futuro di Luca Miniero, c'è qualche progetto già in cantiere oppure stai pensando a qualcosa? No, per un film diciamo che dovrebbe cominciare ad aprile, le riprese, con un grande cast, una commedia e
il tema sarà ridere, prendere in giro, scherzare e in qualche modo combattere la camorra a colpi di risate. Penso che la storia di un camorrista pasticcione sarà un po' il tema di questo film, che sarà ambientato in Alto Adige. Ci vuoi anticipare qualcuno del cast? O è ancora tutto top secret? Ma è ancora da decidere, insomma, però si tratta dei nomi più importanti in qualche modo della nostra commedia e dunque grandi attori, ma insomma ancora siamo in una fase di esplorazione, quindi non mi va di parlarne, diciamo. Bene, comunque avremo la possibilità di riparlarne quando sarà tutto pronto, in modo da, da incoraggiare anche il pubblico ad andarlo a vedere al cinema. No, con piacere, ma si tratterà comunque del 2013-2014, insomma, probabilmente l'inverno prossimo, per l'uscita. Va bene, Luca, ti ringrazio per la disponibilità, un grandissimo in bocca al lupo per questo progetto che ci hai anticipato, va bene? Va bene, un abbraccio a tutti. Ciao.